giorni all'Università Tor Vergata, partner, uno in Campidoglio, per i 4.000 partecipanti alla Roma Cup organizzata dalla Fondazione Mondo Digitale per esplorare le nuove frontiere della robotica. Mauro Scanu. Il robot deve seguire una linea e poi svolgere una simulazione di un'operazione di soccorso. Robot che esplorano, che recuperano oggetti, che giocano a calcio, li vediamo spesso ormai, ma quello che sorprende è che dietro a queste tecnologie possano esserci la testa e la mano di ragazzi e ragazze giovanissimi. Possiamo vedere il nuovo campo di soccer dove i ragazzi hanno appena vinto la competizione. Siamo riusciti a vincere, non ce l'aspettavamo. Però un po' ci speravamo perché ci abbiamo lavorato duramente tutto l'anno. Anch'io non me l'aspettavo per niente e devo dire che è una grande, grandissima soddisfazione. Sono i 4.000 partecipanti alla Rom Cup, organizzata dalla Fondazione Mondo Digitale, arrivati da tutta Italia, che si sono sfidati ancora una volta per mostrare le nuove frontiere della robotica e dell'innovazione. Quest'anno dedicata alle frontiere dello sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale e il lavoro di qualità giovanile. Abbiamo rimesso al centro la competitività del paese, tecnologie di frontiera e lavori di eccellenza. 2 giorni all'Università Tor Vergata, partner dell'iniziativa, e una giornata in Campidoglio, invaso dall'entusiasmo, come quello degli inventori dell'Istituto Pacinotti Archimede di Roma. A premiare i vincitori della 17ª edizione il sindaco Gualtieri, che ha ricordato come la tecnologia sia un alleato prezioso per la sostenibilità e l'inclusione, come ribadisce il manifesto per un'azione collettiva su intelligenza artificiale e robotica, presentato durante il Rom Cup, che invita a lavorare insieme su 10 azioni concrete che permettano al paese di avanzare verso uno sviluppo che non crei disuguaglianze e povertà.